Mister, una sconfitta a Messina, come l'analizziamo? Ma è una sconfitta sicuramente che ci lascia rammarico e amaro in bocca perché abbiamo visto una partita da due volti, un primo tempo poco determinato, poco calati nella partita che ci aspettava, un secondo tempo invece propositivo, un secondo tempo dove abbiamo cercato di riaprirla, nonostante il passivo 2-0, non siamo stati bravi e fortunati in alcune situazioni dove questo poteva avvenire, quindi c'è rammarico perché abbiamo regalato primo tempo, se vogliamo dire mezz'ora del primo tempo, dove non siamo riusciti a trovare quelle geometrie o quelle trame di gioco o quel possesso che ci avrebbe dato sicuramente più gestione e meno pericolosità avversaria. Per il resto ci portiamo via un secondo tempo buono, un secondo tempo propositivo, un secondo tempo che ci fa sicuramente ben sperare per la prossima. Ecco, infatti proprio nel secondo tempo c'è stata una mezz'ora in cui il Campobasso ha avuto almeno 5 occasioni da gol che non è stato capace di sfruttare. Sì, il rammarico maggiore è questo, al di là del primo tempo dove l'abbiamo compromessa, non essere stati bravi a riaprirla, con un episodio magari fortunato oppure con la bravura nostra nel concretizzare. Ci sono state diverse occasioni e su questo bisogna essere più decisi, non capita sempre stare in area avversaria 5-6 volte e soprattutto più che area, all'età piccola a volte, quindi bisogna essere un po' più determinati, però la prendiamo come una giornata da storta che forse. Se saremo qua fino a stasera magari a giocarci la partita forse sarebbe finita ancora così, quindi però su questo non ci dobbiamo nullare, anzi, una sconfitta che non doveva avvenire, però sicuramente ci farà riflettere per la prossima.